Sono Alessandro Zanaboni della Lega Abolizione Caccia e sono in tenuta da volontario perché da circa un mese a questa parte stiamo intervenendo in questo schifo che potete vedere per cercare di salvare la vita a degli animali che, grazie all'incompetenza e al menefreghismo delle istituzioni preposte, stanno morendo imprigionati in pozze luride con poco ossigeno, andando incontro quindi ad una fine che definire terribile è poco. I navigli sono in asciutta perché il consorzio che li gestisce ritiene che determinati tipi di lavori possano essere fatti solo in presenza di un'asciutta totale, nonostante esistano degli studi datati 2005-2006, dai quali si evinca totalmente che questi lavori potrebbero tranquillamente essere fatti in presenza d'acqua, circostanza che permetterebbe di evitare una strage tremenda che invece ha avuto luogo. Qui sotto alla nostra postazione c'è una pozza con, non esageriamo, migliaia di pesci boccheggianti, pesci che abbiamo raccolto da altre pozze letteralmente prosciugate, che abbiamo gioco forza dovuto mettere qui per evitare loro una morte immediata, e pesci che invece, portati dalla corrente, si sono rifugiati in uno dei pochi punti con acqua. Ci sono delle ditte pagate dal consorzio che dovrebbero intervenire per spostarli in posti più consoni, attività che non stanno eseguendo e che siamo costretti noi, con i nostri pochi mezzi, a porre in essere. Dicevo quindi che esistono degli studi sono stati presentati anni fa e che hanno dimostrato la possibilità di evitare questi scempi. Per qualche anno questi scempi sono stati evitati, le asciutte non hanno avuto luogo o hanno avuto luogo solo in maniera parziale, perché quello che richiediamo noi da tempo è di far rimanere un minimo vitale, 20-30 centimetri al massimo, che permettano i lavori e allo stesso tempo la sopravvivenza della fauna. Questo è stato fatto fino al 2009, dal 2009-2010 sono riprese queste asciutte. In alcuni casi sono state parziali, la qualcosa ci ha molto soddisfatti. Quest'anno è la peggiore asciutta che si ricordi da non so quanti anni a questa parte. È una strage, è letteralmente una strage. Buongiorno, sono Graziella Zavalloni della Lega Abolizione Caccia. Siamo alla Darsena e, come potete vedere, è in completa asciutta. Ci sono soltanto alcune pozze con i pochi pesci che sono rimasti, che sono sopravvissuti a queste asciutte. La Darsena è oggetto di riqualificazione in occasione dell'Expo. Il comune e il comitato dell'Expo stanzieranno moltissimi milioni per riqualificare la Darsena. Adesso è completamente in asciutta ed è piena di rifiuti e quindi non è uno spettacolo molto esaltante. Le asciutte sono devastanti per tutti gli animali che vivono nei navigli e nella Darsena, dai pesci ai gamberi alla fauna, agli uccelli. Quando nel 2006 era stato fatto lo studio e di conseguenza erano state evitate le asciutte totali, si era creato nei navigli un micro habitat molto importante. Molte specie di pesci, molti microfauna, e gli uccelli trovavano una situazione ideale per riprodursi. Cosa che con questa attuale asciutta totale ha completamente stravolto e vanificato. Quindi noi chiederemo al consorzio di fare in modo che venga rimessa l'acqua, che non vengano più fatte le asciutte autunnali. Stiamo preparando un esposto che a breve manderemo alla Procura di Milano per segnalare questo stato di che noi riteniamo maltrattamento di animali, perché questi animali, i pesci soprattutto, muoiono senza motivo, perché i lavori di manutenzione
manutenzione alle sponde, agli alvei eccetera, si possono fare anche con la presenza di dell'acqua. Questo nuovo esposto si unirà, cioè si aggiungerà a quello che è stato fatto l'anno scorso nel 2011, che abbiamo mandato appunto alla procura di Milano e che l'anno scorso ha avuto un effetto, perché effettivamente il consorzio nel 2011 non ha effettuato nessuna asciutta totale, cosa che invece quest'anno non capiamo per quale motivo è stata fatta.